Una pax mafiose tra i clan di Ostia, gli Spada e quello di Marco Esposito, detto Barboncino. A garantirla, secondo le indagini dei finanzieri del comando provinciale coordinati dalla DDA, Salvatore Casamonica è un avvocato romano, entrambi indagati per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso. Sarebbero stati loro, in concorso con Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, il capo ultra della Lazio freddato il 7 agosto scorso al Parco degli Acquedotti, a fare da garanti di questo patto criminale. Novità in arrivo per il trasporto pubblico romano. Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato il decreto che finanzia le linee tranviarie Togliatti e Verano Tiburtina, le funivie Battistini Casalotti ed Eurmagliana Villa Bonelli e l'acquisto di 50 tram che potranno essere messi in circolazione sulla rete romana. Il Campidoglio ha fatto sapere invece che per il tram su Via dei Fori Imperiali e Via Cavour se ne riparlerà a giugno con la presentazione di un nuovo progetto che prevede il collegamento con i binari del tram 8 a Piazza Venezia. Un boulevard pedonale alberato, un'area pedonale di oltre 7.000 metri quadrati e 12 alberi abbattuti per fare spazio a 43 nuove piante. È il progetto per il nuovo piazzale della stazione Tiburtina, legato all'abbattimento di un tratto della tangenziale est, presentato stamani nel corso di una riunione congiunta delle commissioni capitoline mobilità e urbanistica. L'inizio dei lavori è previsto a marzo. Con una variante progettuale abbiamo pensato a una sistemazione più adeguata ai cittadini, ha detto l'assessore ai lavori pubblici Linda Meleo. Entro febbraio prevediamo la chiusura delle attività sulla tangenziale per poi lavorare sul piazzale. Continuano ad essere ricoverati nella terapia intensiva dello Spallanzani i coniugi cinesi positivi al coronavirus. Secondo l'ultimo bollettino medico, le loro condizioni sono stabili. Nel complesso sono 9 i pazienti ricoverati, compreso l'unico italiano contagiato che è asintomatico e senza febbre. Intanto in queste ore i ministeri della salute e degli esteri dovranno decidere se il 17enne rimasto a Wuhan, che rientrerà domani in Italia, sarà trasferito allo Spallanzani. L'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato, ha spiegato che l'ospedale è pronto ad accoglierlo. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.